Un percorso di 314 km da San Marino ad Arezzo, nello splendido scenario di Piazza Grande. Grazie al sostegno di Estra, il 12° Eco Rally ha portato gli equipaggi nel cuore del centro aretino, una gara di regolarità su strada riservata ai veicoli ecologici. Questo Eco Rally è quello che ci voleva per Estra, convinta di sostenere eventi di questo tipo che dimostrano che l'energia pulita può appartenere anche a delle belle competizioni. Con l'organizzazione di San Marino, questo Eco Rally Estra ci crede perché fa della, come dire, delle rinnovabili, dell'energia pulita, una delle proprie missioni come multiutility del territorio. Quindi ringrazio la scuderia Etruria, l'Automobile Club, il presidente Mennini, quanti hanno contribuito all'organizzazione di questo bel evento. È la prova provata che questi tipi di mezzi, che spesso sono considerati di scarsa, diciamo, sufficiente autonomia, invece dimostrano il perfetto contrario. Un rally è un percorso piuttosto lungo con macchine che non hanno niente a che fare con problemi di inquinamento. Sono anche convenienti da un punto di vista economico e competitive sul piano anche della velocità, perché sono macchine che hanno una ripresa e un interesse particolare. Automobile Club, nelle tante gare, vuole promuovere anche questo messaggio, un messaggio ecologico da un lato, ma anche di risparmio per l'automobilista. Tra gli equipaggi anche quello di due sindaci, pilota Alessandro Ghinelli, primo cittadino di Arezzo, e navigatore Mauro Cornioli, sindaco di Sansepolcro. E a Sansepolcro avevamo dei buoni tempi, i tubi schiacciati bene e le prove speciali con qualche ritardo, qualche anticipo, ma piccolo. Quindi veramente, essendo la prima esperienza, a parte il divertimento, l'impegno, la concentrazione, un grande navigatore, è andata bene. Io sono contento, credo che la nostra esperienza cittadina di car sharing con le auto elettriche possa svilupparsi ancora di più. Giocare sui tempi, sincronizzare i cronometri, indicare la strada, tenere le medie, non è semplice, ma sicuramente divertente. Ghinelli e Alessandro è eccezionale sul tubo, piede felpato anche per l'economia, anche perché la macchina ha 120 km di autonomia, dunque dosare l'acceleratore, che è importante, e poi le prove segrete. Comunque realmente, ecco, la capacità micrometrica di Ghinelli, sono contento.